Ben ritrovati su The Wine Channel e una nuova puntata di Scienze, Tecnologia e Vino. Oggi per questa nuova puntata di Scienze, Tecnologia e Vino, la serie che ci sta tenendo compagnia in queste settimane, andiamo a parlare, ahimè, degli usi impropri che vengono fatti della scienza e della tecnologia all'interno del mondo del vino. E parliamo un po' delle sofisticazioni, cioè quando il vino viene appunto addizionato ad altre sostanze per mascherarne i difetti, aumentare ad esempio il grado alcolico oppure esaltare determinate sensazioni, però in maniera non corretta, quindi al di fuori di quello che la legge permette. E ricordo che la sofisticazione è possibile a diversi livelli, sia a livello di produzione che a livello di non so, imbottigliamento, oppure anche si può andare a modificare ad esempio il mosto, oppure anche inserire queste modifiche all'interno di altri passaggi della vinificazione. Ora, queste puntate le voglio però fare in maniera un po' diversa, perché se dovessi parlare solo di tutte le possibili modi con i quali si può sofisticare il vino, potrebbe risultare un po' noioso. E allora ho deciso di farvi vedere quanto concetti a volte teorici o comunque che possano, uno può pensare, ma figurati un po' se possano succedere, in realtà sono veramente successi e che cosa hanno comportato appunto all'interno del mondo del vino. Oggi parliamo di una delle, credo, sofisticazioni più conosciute, per chi è un minimo appassionato di vini sicuramente ne avrà sentito parlare, ed è lo scandalo del vino al metanolo del 1986 che ha colpito, l'Italia e che appunto, ha comportato un notevole colpo al nostro anche prestigio a livello vinicolo, soprattutto con l'estero. Intanto partiamo dal dire che cos'è il metanolo. Il metanolo, altrimenti chiamato anche come alcol metilico o spirito di legno, è di fatto uno dei più semplici alcoli che normalmente viene utilizzato per tutt'altri usi. Ad esempio, viene utilizzato nella lavorazione, ad esempio, del legno, o anche in produzioni varie di idrocarburi, perché infatti è un derivato del metano, da qui appunto metanolo. In maniera purtroppo impropria veniva, o speriamo che non venga più utilizzato, per alzare il grado alcolico di determinati vini. Questo perché? Perché già, essendo lui in forma di alcol, andava ad aumentare il totale di alcol contenuto all'interno del vino senza la necessità di fare di nuovo le fermentazioni o altri procedimenti di cantina. Di fatto, questa alterazione appunto era stata fatta all'interno di alcuni vini da tavola ed era appunto usato il metanolo per alzare il grado alcolico al posto di altri zuccheri che venivano invece tassati a livello fiscale e quindi comportavano dei maggiori costi. Faccio una piccola parentesi: lo zuccheraggio del vino con il saccarosio in realtà in Italia, almeno per la legge, è vietato da lungo tempo. C'è una prima legge, credo del 1918, che già vietava l'utilizzo, espressamente l'utilizzo del saccarosio all'interno del vino, ed è stata ribadita da una legge del 1965, sempre legata a questo tema. È ancora possibile per determinate tipologie di vini o per altre o per determinate zone caratteristiche ancora l'utilizzo dello zuccheraggio, ma in realtà ormai si tende ad utilizzare ad esempio degli zuccheri di provenienza dell'uva, quindi zucchero d'uva, e non più appunto il saccarosio, cioè quello, il normale zucchero in polvere, in cristalli che noi utilizziamo per dolcificare i dolci o bevande in genere. Quindi abbiamo detto
alcol metilico, quindi metanolo, utilizzato per aumentare il grado alcolico al posto dello zucchero e ottenendone un vantaggio in termini economici, appunto perché costava meno, non essendo gravato di queste imposizioni fiscali. Ecco che quindi arriviamo al marzo del 1986, per la precisione direi il 17 marzo, quando cominciano ad essere ricoverate le prime persone che presentano una intossicazione appunto da metanolo. Il metanolo a dosi neanche troppo elevate è dannoso per l'uomo, in quanto crea dei disturbi neurologici che possono portare alla cecità e, ahimè, in alcuni casi anche alla morte. Infatti, durante questo scandalo morirono 23 persone che avevano appunto bevuto vini che contenevano metanolo. Il metanolo in realtà è comunque un sottoprodotto della fermentazione alcolica normale del vino, accade comunque, però è in quantità talmente piccole e talmente minimali che non sono assolutamente dannose per l'uomo. Invece in questo caso, andando ad aggiungerlo a quello già normalmente prodotto, ecco che si arrivava ai valori di soglia che creavano questi problemi. Quindi la causa, appunto, le prime persone, ne sono morte 23, decine di altre persone sono state intossicate, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Liguria, da dove poi era un po' iniziato, dove meglio si era scoperta questa, diciamo, questa tecnica non autorizzata, questa frode, perché in realtà di una vera e propria frode si tratta. E quindi cosa è successo? Beh, semplicemente questa adulterazione non ha fatto altro che andare a rovinare l'immagine dell'Italia all'estero, ma ha anche causato diversi sequestri in Italia. Alla fine si verrà a sapere che all'incirca 60 cantine avevano utilizzato questo sistema, soprattutto nei vini a basso costo, proprio per cercare di ridurre il costo del vino stesso e avere un margine maggiore. Ma questo ha comportato anche che le esportazioni all'estero, ahimè, ne hanno risentito, perché ricordatevi sempre che uno scandalo magari su vini non anche solo di grande qualità, o comunque vini più da tavola, si riverbera comunque anche sui vini qualitativamente migliori. Infatti in quell'anno, nell'anno dello scandalo a metanolo, l'export italiano calò del 37% a livello di quantità e del 25% a livello di introiti, quindi di soldi. In quell'epoca erano ancora le lire che erano entrate appunto nelle tasche dei vari produttori italiani. Quindi questo ci deve anche un po' fare riflettere come la furbizia di pochi poi vada a discapito della grande maggioranza. Che altro dire? Addirittura, come ultima nota, addirittura per farvi un ulteriore esempio, la Germania in quell'epoca bloccò alle dogane tutta l'importazione di tutti i vini italiani e decise di fare delle analisi di campionatura su quasi tutti i vini arrivati, proprio perché non si fidavano delle analisi che comunque l'Italia aveva effettuato dopo la scoperta di questo scandalo sui vini contraffatti, ma anche su quelli non contraffatti, per garantire che il prodotto fosse sano e sicuro al 100%. Poi per fortuna i laboratori in Germania hanno trovato le stesse evidenze di quelli italiani e quindi poi per fortuna appunto la nostra produzione, il nostro export è potuto ripartire. La vicenda giudiziaria poi in realtà si chiuse in parte nel 1992 con le prime condanne dei vari produttori che avevano utilizzato questi sistemi, portò anche a delle condanne penali, alla chiusura di diverse cantine, ma ahimè ancora molte persone che sono state colpite, quindi molti che hanno subito i danni di questo scandalo, ancora oggi non hanno avuto il giusto riconoscimento in termini anche economici, in quanto molto spesso poi questi produttori si sono dichiarati nullatenenti per sfuggire ai risarcimenti imposti dalla legge. Ecco, come vedete, storie come queste, che riguardano comunque un utilizzo improprio della scienza in questo caso,
perché appunto utilizziamo una molecola o un additivo, un alcol, un qualsiasi altro elemento che ci dà da una parte una mano o comunque fa ottenere un determinato scopo, in realtà si dimostra essere dannosissimo e creare un sacco di problemi per la salute di chi beve il vino. Quindi bisogna sempre fare attenzione, ovviamente si spera sempre che i controlli siano adeguati, corretti, ma soprattutto invito che vi ho già magari detto altre volte, ad esempio in occasione di quando abbiamo parlato dei difetti del vino, se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche perplessità oppure qualcosa non vi dovesse tornare, sicuramente una segnalazione alle autorità competenti è di sicuro la cosa migliore, proprio perché bisogna sempre di più evitare che la furbizia di qualcuno diventi danno per qualcun altro. Bene, direi che con questa prima puntata sulle, diciamo, adulterazioni e sofisticazioni del vino abbiamo chiuso qui. Nelle prossime puntate magari vi racconterò di altri casi famosi di adulterazione del vino oppure di pratiche che ancora oggi alcuni paesi utilizzano e autorizzano rispetto ad altri, sempre su questo tema. In realtà a quel punto non sono più sofisticazioni, perché se lo Stato lo permette con una legge, ovvio che non è più una sofisticazione, ma vedremo le disparità che ci sono tra Stato e Stato. Quindi alcuni Stati considerano delle tecniche sofisticazione, altri invece no. Comunque li andremo a scoprire man mano nelle prossime puntate. Bene, quindi vi ricordo che se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, qualsiasi perplessità, qui sotto con l'hashtag AskTheWine potete scrivermi le vostre domande e io risponderò man mano. Se il video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così saprete sempre quando escono i nuovi video. Fate iscrivere anche altri vostri parenti, amici, conoscenti, persone che comunque possano essere interessati a questi argomenti. E approfitto per ringraziarvi del fatto che vedo che diciamo, gli iscritti al canale stanno sempre più aumentando, comincio a vedere anche dei commenti molto positivi su quello che viene offerto come anche temi, come contenuti qui nelle varie puntate, e sono anche molto contento che venga utilizzato da altri anche a loro volta per insegnare o comunque per imparare qualcosa di nuovo. Bene, fatti tutti questi ringraziamenti, adesso vi saluto per davvero, però ovviamente vi lascio come sempre con le mie indicazioni, che sono che i minori di 18 anni non devono assolutamente bere e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Un ciao da Francesco e alla prossima puntata di The Wine Channel.